Eccoci, buonasera di nuovo a tutti. Siamo qui quest'oggi con il nostro nuovo webinar Twin in Toscana. Registreremo la riunione in modo tale che chiunque non sia in grado o per mancanza di tempo o per collegamento non dei migliori, perché oggi insomma ci sono diversi problemi a livello di connessione. Soprattutto, insomma, stamattina è stato abbastanza complicato anche fare lezione. Ad ogni modo, speriamo che tutto vada bene. Io sono Simona Bernabei, sono il referente pedagogico regionale Twinning per la Toscana. Con me questa sera ci sono Simone Bionda e Laura Maffei, che sono due docenti. Simone è docente di scuola secondaria di secondo grado, Laura Maffei è docente di scuola secondaria di primo grado, sono entrambi ambasciatori Twinning per la Toscana e ci occuperemo oggi pomeriggio di raccontarvi alcuni progetti e all'interno dei progetti gli strumenti che vengono utilizzati per gestire la classe a distanza, sia in questo momento di didattica a distanza forzata che poi in realtà in altri momenti, perché insomma come sapete Twinning è uno strumento che gestisce in tempi di pandemie, ma anche e soprattutto in tempi di pandemie, considerando che siamo a distanza, ma piacevolmente ed efficacemente anche in tempi di didattica in presenza, perché la piattaforma è proprio ha come vocazione, diciamo, la possibilità di lavorare in tandem con scuole di altre nazioni o anche con scuole italiane e, cosa recente, anche mi riferisco ai nostri colleghi italiani, anche con colleghi della stessa scuola, proprio per fare fronte per fornire uno strumento per la didattica a distanza in questo momento. Noi, come sapete, abbiamo fatto un programma abbastanza ricco di webinar, ci siamo occupati della didattica a distanza fin dal primo momento e oggi parleremo anche di due progetti che in questo momento sono nati e si stanno sviluppando e vi ricordo che abbiamo altri appuntamenti. In realtà un altro appuntamento la prossima settimana ed è l'ultimo appuntamento di aprile che sarà dedicato alla scuola secondaria di secondo grado, un livello medio avanzato, sempre perché ci occuperemo di didattica a distanza e vi aggiorneremo dell'eventualità di altri eventi che potremo a questo punto quasi certamente o certamente avendo rimanendo la scuola chiusa fino a nuovo ordine, probabilmente organizzeremo anche degli altri eventi online, ma vi informeremo più in là dell'eventuale programma. Questi webinar sono stati realizzati con la collaborazione di tutto il gruppo Etude in Toscana e la supervisione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Della nostra referente istituzionale Daniela Cecchi. E di questo ringraziamo l'Ufficio Scolastico Regionale, sul sito che l'Ufficio Scolastico Toscana ha messo a disposizione, ha creato e sta implementando sulla didattica a distanza, che è proprio un sito specifico e c'è anche una pagina Facebook su SRDAD. E iniziamo, direi, perché insomma. Avevamo visto fra gli iscritti alcuni amici stranieri, spero che, insomma, se dovessero avere delle domande possiamo rispondere in inglese. Per quello che riguarda il foglio delle presenze vi ho messo il link. Adesso, quando poi cederò la parola ai miei colleghi, vi metterò anche un foglio dove potete lasciare i vostri commenti o i vostri spunti o le vostre domande. Vi pregherei di non lasciarle in chat perché, così per noi è più facile raccoglierle. Allora, inizio subito io raccontandovi qualcosa che stiamo facendo in questo periodo e sono due progetti. Di questi due progetti
ci occuperemo, parleremo la collega Laura Maffei e io. Noi fin dall'inizio dell'emergenza, probabilmente è bene che io, no, vedo che il segnale è buono, ma posso, io farei così, metterei in pausa la webcam perché ruba banda e basta, tanto la mia voce si sente, l'importante è quello. Dunque, dicevo, fin dall'inizio dell'emergenza abbiamo cercato di lavorare mettendo a disposizione le nostre competenze come gruppo. Il gruppo Etiopia in Toscana è un gruppo che ormai lavora insieme da diversi anni. Si parla degli ambasciatori Etiopia, che sono un gruppo molto nutrito di colleghi e colleghe che lavorano nelle scuole di tutti gli ordini. Io sono referente pedagogica dal 2011 e dal 2011 abbiamo proprio cercato di creare un gruppo di lavoro dove tutti avessero un ruolo e tutti contribuissero in modo assolutamente propositivo e creativo e fattivo. Quando ci siamo trovati di fronte alla chiusura delle scuole, quindi in Toscana le scuole hanno chiuso i primi di marzo, in altre regioni hanno evidentemente chiuso anche prima, ma noi ci siamo trovati i primi di marzo di fronte a una serie di questioni che abbiamo cercato di, diciamo, a cui stiamo cercando di non di dare risposte, perché non si tratta di dare risposte, ma stiamo cercando di creare uno spazio di confronto. Il primo dei due è un progetto che abbiamo creato ed è un progetto europeo, cui il progetto è aperto a partner europei, ma anche ad ospiti di altri paesi. Il titolo è in inglese, ma diciamo che il concetto è che si può contribuire in altre lingue, sia in italiano che in altre lingue. E il progetto si chiama Our Quarantine Diary ed è nato da una chiacchierata. L'idea è nata da una chiacchierata sul momento storico che stiamo vivendo, anche emotivo e anche dal punto di vista professionale, con l'USR Toscana, e si basa sul bisogno di condividere le storie di noi insegnanti e le storie degli studenti e storie di vita in questo momento di emergenza. Lo sfondo di questo progetto è appunto parte un po' dalla riflessione su come noi adulti, come esseri umani, come professionisti, abbiamo iniziato ad affrontare l'emergenza, quindi ciascuno con le proprie priorità, con famiglia, con gestione dello spazio a casa, con gestione dei device, chi ha figli o chi ha figli e lavora in casa da remoto e comunque con una gestione di spazi che anche sicuramente se gli spazi sono ampi è meno difficoltosa, ma è comunque da gestire. Sicuramente quando lo spazio è poco ci sono molti più problemi, problemi di legami di parenti in difficoltà, problemi di anziani, per non parlare poi di persone malate e quindi e insomma magari situazioni ancora più gravi. Quindi un momento che ci ha assolutamente travolto, ma che ha travolto anche sicuramente, anzi più che ma, e che ha travolto anche i nostri ragazzi, i nostri studenti. I nostri studenti si sono trovati anche loro in una situazione nel rovescio della medaglia, nell'altra parte, diciamo, dall'altra parte nemmeno della barricata, ma nello stesso spazio, ma dall'altra parte. Quindi difficoltà di gestione dall'oggi al domani, come anche per noi, della classe, dell'attività scolastica. Quindi passare da una didattica in presenza a una didattica a distanza, con la scuola come punto di riferimento, che è un punto di riferimento forte nella vita dei ragazzi, nella vita dei bambini, nella vita anche dei ragazzi più grandi, improvvisamente manca, è mancato, e sommandosi a questo anche tutta una serie di problemi. Perché non tutti i ragazzi hanno, ovviamente, anzi sono sempre di più i ragazzi che hanno delle situazioni
delle famiglie a basso reddito, per cui situazioni anche complesse di gestione, situazioni in cui la tecnologia, quando c'è, manca la rete, quando c'è la rete, magari la tecnologia che si ha non è adeguata o non è totalmente adeguata. Di nuovo c'è la gestione dello spazio fra fratelli che sono collegati tutte le mattine in video lezione. A volte i genitori non sono genitori che sappiano o siano in grado di dare un sostegno, un supporto tecnico proprio pratico ai loro figli. Quindi, insomma, queste sono questioni, oltre agli aspetti naturalmente umani della gestione della vita quotidiana, per cui confrontandosi con i ragazzi, io insegno a ragazzi grandi perché sono liceali, confrontandosi con loro emerge un fatto molto forte, anche piuttosto inquietante per noi, e cioè noi non, i ragazzi ci dicono che non si stanno quasi chiudendo in se stessi, non hanno più contatti con i loro compagni, non scrivono su Instagram o comunque scrivono molto poco, non comunicano, si chiudono e oltretutto hanno tutte queste giornate che non hanno un inizio, non hanno una fine, quindi diciamo mancanza di punti di riferimento grossa e chiaramente questa difficoltà grossa del nostro dialogo educativo che passa attraverso uno schermo, quindi insomma la difficoltà sia per noi che per loro di entrare in contatto. E da questo è nata l'idea di sviluppare questo progetto, un progetto che è un diario che è aperto essenzialmente ai docenti, ma che vuole essere anche aperto agli studenti. Vuole essere uno spazio in cui gli insegnanti europei vogliano condividere il loro viaggio, questo viaggio attraverso l'emergenza, dove si vuole sentire anche la voce degli studenti, ma è una voce che non è strutturata in quanto dialogo con il proprio insegnante su discipline, ma un filo, una testimonianza personale, individuale, noi docenti e loro studenti, con ospiti di altri paesi, dicevo già in precedenza, quindi con insegnanti e docenti di altri paesi, e dove vogliamo che sia presente anche la voce dei genitori, perché comunque la voce dei genitori è una voce fortissima, fondamentale, e credo che sia molto utile, forse in questo momento sta un po' mancando un dialogo su questo piano fra la scuola e le famiglie e viceversa. Gli obiettivi di questo progetto, che dicevo, è aperto a tutti e quindi insomma a tutti gli eTwinner che vogliano partecipare, basta mettersi in contatto con uno di noi. È un progetto che vuole condividere le storie, le nostre storie, e vuole raccontare delle storie che sono diventate già storia proprio con la S maiuscola, perché le piccole storie comuni, piccole o grandi storie comuni di tutti i giorni che noi viviamo e che non abbiamo effettivamente mai vissuto e che speriamo di non rivivere mai, sono delle storie che messe su carta o lasciate su un Padlet, in un forum, ci racconteranno, saranno la memoria di questo momento, oltre che essere un momento di condivisione, no? Anche di liberazione da questa situazione. E sarà uno di questi obiettivi forte, quello di mantenere vive le relazioni e curare le emozioni, importante, le nostre emozioni, le emozioni degli studenti, perché tanto della nostra comunicazione passa proprio attraverso le emozioni. Quindi questo è un po' l'idea. Il progetto si chiama A Quarantine Diary ed è un progetto appunto dedicato a tutti i docenti delle scuole, dicevo, di ogni ordine e grado, non ha nessuna importanza, siamo in una situazione di condivisione che va ben al di là della classe e del livello di scuola. E la stessa cosa vale per gli studenti. Naturalmente gli studenti avranno un ruolo e si esprimeranno in modo diverso, e quindi li potremo condividere, potremmo anche, scusate, non condividere, ma potremmo coinvolgerli. E potremmo anche non coinvolgerli, non è un progetto
nato e pensato per una classe, ma se noi abbiamo voglia di coinvolgere un gruppo di studenti che ci sembra possa essere interessato, questo può essere un'opportunità. Io passerei la parola immediatamente a Laura, che vi parlerà del secondo progetto, cioè di Twin in Toscana a distanza. Anche questo è un progetto Twin in Toscana. Chiamo in causa Laura, che sicuramente potrà, vi racconterà la sua modalità di lavoro all'interno di questo progetto. A te, Laura. Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie a tutti perché allora, non tutti vi conosco, ma molti sì, perché le persone che sono entrate dal mio link interno sono i miei colleghi, specialmente le mie colleghe del Dipartimento di Lettere, e mi fa piacere avere il gruppo di supporto. Quindi mi fa piacere anche cogliere questa occasione, molti di voi non sono i Twinners, siete entrati appunto attraverso il mio link. Vi racconto come ho fatto scuola, molti di voi lo sanno, e vi racconto anche l'aggiunta che abbiamo avuto perché ho lavorato sui Twinning, ora lo vedremo insieme, e ho lavorato con qualche sorpresa perché a un certo punto si è aggiunta G Suite nella nostra scuola. E quindi vi racconto un po' come sono riuscita o come sono riuscita, come sto provando a coniugare questi due aspetti. Allora, innanzitutto i Twin in Toscana a distanza, che cosa è successo? È successo che a un certo momento, come tutti sappiamo, la scuola è chiusa in Toscana da un momento all'altro, siamo andati a scuola fino al mercoledì sera. Ci siamo salutati tranquillamente. Mercoledì sera ci è stato detto che giovedì non ci sarebbe stata lezione, e quindi improvvisamente dal dirsi ciao a domani a scoprire che domani in realtà non c'era. Moltissimi nel corso degli scorsi webinar se ne è parlato, moltissime persone come me hanno addirittura lasciato i libri a scuola e io li ho ripresi, ma non li hanno ripresi, per esempio, i miei ragazzi e sono ancora lì. E quindi qual è il problema? Qual è stata la necessità? Insomma, la necessità è stata quella di incontrarsi in un posto sicuro. C'è qui la mia collega che è anche la funzione strumentale per le nuove tecnologie e sa un po' quello che è stato il nostro processo, e che è stato quello un po' che è toccato a tutte le scuole, cioè chiedersi da un momento all'altro implementiamo la didattica a distanza, come facciamo? La prima risposta è stata uguale più o meno per tutte le scuole. La politica della scuola ha detto utilizziamo il registro online e così abbiamo fatto, abbiamo utilizzato il registro online. E lo shock però è stato come si va avanti e come mantenere il senso di comunità, cioè il senso di essere classe, non un insieme di individui. Questo è particolarmente valido nel caso mio perché io ho due classi, una prima e una terza, media, e la prima, va bene, un altro anno si ritroveranno così come si sono lasciati quest'anno, ma la terza no, quindi la terza hanno perso tutto, calcolate dalle gite agli amori, al trofeo di fine anno, il torneo, il pallavolo, tutto, l'esame, che è anche questa è una prova condivisa, la notte prima degli esami, insomma, tutto. Come farli rimanere classe? E l'altra era come possiamo continuare a crescere insieme? E dove poter costruire un luogo sicuro e motivante per loro, perché il registro mio, come il vostro, immagino, io Argo, ho sentito altre cose, Nuvola, svariate, insomma, possibilità, mi permette di mandare degli elaborati, quindi mandare dei compiti, ci permette di dare un commento, di restituire questi compiti con un feedback e poi si ricomincia da capo. Quindi non c'è un lavoro insieme, non c'è una collaborazione. Il rapporto è uno a uno, l'insegnante con l'alunno. E dovevo trovargli un luogo in cui potessero arrivare da soli. Per esempio, la mia collega che è qui ha usato Edmodo. Perché? Perché gli alunni erano abituati a usare Edmodo e hanno ritrovato la strada per andarci. Io, nel mio caso, la strada è stata quella di Twinning, con la terza. Con la prima è stato molto più difficile, perché i piccini in pochi mesi, 5 mesi, non avevano ancora preso il via così bene per arrivarci da soli. Quindi il target sono gli studenti, i colleghi, e i colleghi mi fa piacere che siano qui con me,
E la comunità e Twinning, non volevo perdere il supporto che la comunità e Twinning mi ha dato, e infatti me l'ha data perché? Perché mi ha permesso di creare questo spazio. E poi la dimensione europea dell'educazione, perché, come dicevo prima, il webinar di Virgilio, quindi eravamo lì anche in ambito europeo, cioè, la politica europea sta prendendo in questo momento delle decisioni e un indirizzo che molti non condividono e che a volte non è condivisibile. Ma questo è una cosa diversa da quella che è la dimensione europea dell'educazione, a cui credo nessuno voglia rinunciare. E io volevo mantenere anche questo, volevo mantenere i miei alunni in rapporto con i loro partner europei. Ho messo questa immagine della scuola con le matitine perché, l'idea è stata appunto della referente pedagogica di Simona Bernabei, che ha pensato subito: creiamo uno spazio per noi. Io l'ho proposta ai ragazzi come creiamo la super scuola, cioè lei ha creato un progetto, il progetto è questo, i Twin in Toscana a distanza, dove se guardate è ogni pagina, per chi è abbastanza familiare con il Twin Space, altrimenti immaginatevelo come un sito qualsiasi, all'interno di questo sito ogni scuola ha le sue pagine, ha la sua pagina e sottopagine, quindi il primo c'è Livorno, poi noi di Colle Valdelsa, poi c'è Pontedera, poi c'è Firenze, poi c'è Arezzo, eccetera. Io ho mandato un messaggio ai miei ragazzi tramite registro dicendo: guardate che ho creato uno spazio nuovo, accedete con le stesse credenziali di sempre, immaginatevi che sia una scuola enorme e all'interno di questa enorme scuola dovete trovare la scuola di tutta la Toscana, trovate la scuola vostra, trovate me e lì ci saranno le vostre stanze. E io, diciamo, con gli strumenti informatici, ho usato gli strumenti informatici come la mobilia delle stanze, eh? Ho addobbato queste stanze per loro e ho messo questa immagine del pulmino e del mouse perché ci arrivate con il mouse, ma è sempre un posto che ci raccoglie tutti. Allora, se guardiamo quali erano gli obiettivi: mantenere gli studenti coinvolti e motivati, farli continuare a parlare tra loro e anche con me, e mantenere vive le relazioni, creare opportunità di collaborazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il registro online non mi permette il peer learning, non mi permette la collaborazione. Certo, mi permette di mantenere un contatto con loro, ma è un contatto molto asettico. Manda il compito, ritira il compito, rimanda il compito, ritira il compito. Non c'è comunicazione, c'è solo un canale di trasmissione. La scuola trasmissiva non si vorrebbe. Il Twin Space mi permette di portare dentro altre persone. Notate che quando ho fatto tutto questo ancora G Suite non ce l'avevo attivato e quindi ancora io non lo sapevo che c'erano anche altre strade, o meglio c'erano degli arricchimenti. Questo perché? Perché con Simona ci siamo subito posti un problema, cioè possiamo fare di tutto ma non c'è uno spazio per le videoconferenze. Quindi i ragazzi all'interno dei Twinning non possono utilizzare il sistema che noi stiamo utilizzando in questo momento. Non lo possono utilizzare perché? Perché sono minori e quindi c'è un problema di sicurezza. Allora, che cosa ho fatto io? Qui si vede bene per chi ha un pochino di esperienza con i Twinning. Cosa faccio io? Ogni settimana carico delle nuove lezioni. Sono delle pagine, io le arricchisco con qualcosa. Cerco di trovare sempre qualcosa di divertente ora, poi ve lo faccio vedere, che sia motivante. Cosa ho fatto io? Ho creato una pagina per ogni argomento. Come vedete, qualche pagina, vedete questa pagina letteratura, è in draft. Perché in draft? Perché ci sto lavorando. Perché è passata una settimana, la settimana dopo io metto la pagina invisibile, così i ragazzi non la vedono, ci lavoro e ogni volta ci metto qualcosa di nuovo. E loro hanno anche la curiosità di venire in modo da vedere che cosa c'è di nuovo quella settimana. Calcolate che il mio scopo primario non è di arrivare in fondo con il programma, anche se ovviamente mi farebbe piacere portarli preparati al prossimo anno. Cerco di offrire loro degli strumenti che gli permettano di lavorare bene il prossimo anno. Finire il programma in questo contesto è un'affermazione che fa ridere. Il mio scopo è non perderne nessuno. Tenete questo a mente. Io non ne voglio perdere nessuno e quindi ho bisogno di portarmeli in classe in tutti i modi. E anche se in classe materialmente non ce li posso portare. Capite che non è facile farlo quando siamo a distanza. Allora, come ho fatto? Vi faccio vedere. Queste sono le pagine. Questa è la pagina di italiano. Ora, io ho fatto degli screenshot. Immaginateveli che è come uno stream, no? La pagina. Sono le varie settimane. Come vedete, la prima settimana
quando ci siamo lasciati, stavamo leggendo in classe, l'anno scorso, eccoci qua, stavamo leggendo in classe il buio oltre la siepe, eccolo, grazie. Si leggeva in classe il buio oltre la siepe. Io gli ho dato alcuni compiti legati al buio oltre la siepe, spero di non essere io che lo sto toccando. Eccoci, sì. Allora, abbiamo letto insieme il buio oltre la siepe, gli ho dato semplicemente un tema da fare, riportandolo alla propria esperienza personale e ho cercato di dare più possibilità. Quindi loro lo potevano fare, per esempio, il compito mandandomelo attraverso il registro elettronico, lo potevano fare mandandomelo qui su i Twinning, me lo potevano mandare anche incollandolo materialmente su un Padlet. Perché tutte queste possibilità? Perché onestamente c'è poca possibilità altrimenti di condividere. Mi faceva piacere che i ragazzi potessero vedere materialmente cosa facevano gli altri. Quest'altra settimana gli ho dato da fare un diario di quarantena. Il diario di quarantena l'hanno fatto in modo da poterci creare un ebook sostanzialmente. Gliel'ho collegato a questo film che avevamo visto insieme, che era Freedom Writers, perché mi piacerebbe sempre che i ragazzi potessero ricreare, cioè potessero trattenere quelli che sono i loro ricordi insieme, no? Quindi ho detto loro, fatelo, ora i Freedom Writers siete voi, trovate la vostra strada di libertà. Anche se siete chiusi in casa, raccontate la vostra storia. E l'ultimo è quello 9-16 aprile, se vedete in fondo c'è un video e questo è molto carino, abbiamo lavorato a lungo con la biblioteca comunale di Colle e i volontari della biblioteca si sono offerti di leggerci un libro, il libro è Il Giro del Mondo in 80 giorni e quindi mi ha permesso di portare dentro altre persone perché nel video parlano con i ragazzi. Chiedono come stanno, insomma, leggono il libro, poi si fanno dopo delle attività, quindi cerco di rendere le lezioni più interattive possibile, meno noiose possibile, di portare dentro più gente possibile, di portare dentro più stimoli possibile. Quello dopo è geografia, di geografia un'attività su tante che posso far vedere. Facevamo i cambiamenti climatici, li avevano già fatti con altre discipline. Io avevo detto loro, dopo aver approfondito, vedete, si possono allegare materiali, si può fare un po' di tutto, avevo detto loro di scegliere un'immagine, semplicemente andare su un browser qualsiasi, cercare cambiamenti climatici, immagini, scegliere un'immagine e nell'immagine scegliere quella che secondo loro era più attraente e raccontare un po' cosa ne pensavano, pensavano di questo argomento facendo riferimento a questa immagine e ci abbiamo fatto un Padlet. Varie sono le attività che ho fatto, questa è storia, come vedete anche qui alcune cose sono fatte a mano, ho fatto la mappa fatta a mano, altre sono embed di video che ho preso da RaiPlay oppure questa mi sembra che sia ripetita, quindi varie cose che si possono fare. Tutto questo come ultimo posto d'incontro, il forum, cioè loro possono parlare, possono condividere anche le loro risposte, alcuni quesiti erano dei questionari, e a me non ha mai disturbato che nel questionario, quando uno risponde, possa vedere le risposte degli altri, perché no? Perché da qui nasce poi la discussione, da qui nascono come posso dire, nasce una condivisione, nasce un confronto, altrimenti cioè uno parla al muro, non è che si ripete un argomento, si discute un argomento. Ora in tutto questo, e qui scendono in campo anche i miei colleghi che sono qui presenti, sorpresa, a un certo punto la scuola ha detto abbiamo attivato G Suite. È stata una sorpresa e anche abbastanza uno shock per tutti. E quindi mettiamo le mani come convivono G Suite con i Twinning. Allora, convivono benissimo perché G Suite mi ha offerto quello che ai Twinning mancava, cioè l'incontro reale, perché abbiamo Meet, che è un posto sicuro in cui incontrarsi dal vivo. Non solo, ma i Twinning da a G Suite, quello che gli manca, cioè Classroom, e ora mi sposto su Classroom, che immagino abbiate molti di voi, perché
diciamo, l'iter è stato un po' lo stesso in tutte le scuole, sbrigarsi ad attivare G Suite. Questa è la mia pagina di italiano di G Suite. Che cosa ho fatto io? Io ho messo la lezione, io ho messo, preparato la nuova lezione di grammatica e ho segnato i compiti. Li trovate qui su Argo e anche su eTwinning. Buon lavoro. Che cosa ho messo? Ho messo la grammatica, ho messo gli esercizi e ho messo il TwinSpace. Loro possono entrare, il TwinSpace tra l'altro è pubblico, si possono muovere da una piattaforma a un'altra liberamente. Sono due piattaforme ugualmente sicure perché è riconoscimento univoco, username, password. Su eTwinning le loro facce non ci sono. Quindi la comunicazione tra l'una e l'altra è perfetta per quello che ho visto io finora, ma per esempio qui Irene, la mia collega, ne saprebbe più di me e forse molti di voi ne sanno più di me. Il Classroom è molto univoco, non ci sono molti posti, anzi io francamente non ne ho trovato nessuno, non ci sono posti di discussione, a meno che non permetta la discussione sul mio stream, cioè se io faccio chiacchierare ragazzi, ma è come se li facessi chiacchierare sulla mia homepage, e quindi non c'è un posto dove possa aprire una discussione su un argomento, come ho fatto di là, non so, avevo letto la novella Rosso Malpelo di Verga, la conosciamo tutti, poi sul forum ho aperto una discussione e non vi dico quanto è venuto fuori il lavoro minorile, i pregiudizi, l'essere trattati male dagli altri, l'odio, eccetera. Qui non lo potrei fare. Quindi eTwinning mi offre zone di confronto asincrono. Il confronto in sincrono ce l'ho qui con Meet. E per il resto, guardate, anche qui posso portare dentro i collegamenti esterni. Io ho fatto tra i materiali uno spazio, per chi conosce il Classroom, tra i lavori del corso, ho fatto un argomento, collegamenti esterni, e ci ho messo il blog, e ci ho messo i twinning, e mi permette di portare dentro le persone, perché materialmente se porto dentro, per esempio, i filmati di YouTube della biblioteca, mi vengono dentro lo stesso. E veramente è una combinazione vincente. Cioè mi permette di integrare questi ambienti di lavoro e di continuare a collaborare. Quindi magari in un'altra occasione sarebbe interessante sapere, per esempio, ora perché c'è Irene, grazie, ma con cui veramente bisognerebbe aprire una discussione, lei è l'esperta in ambito di Classroom. Però sarebbe interessante, per esempio, vedere se si può, cioè come ci si può appoggiare, come si può allargare lo spazio di Classroom. E in questo caso mi manca il forum, ma eTwinning ce l'ha, quindi mi manca il momento di confronto asincrono. eTwinning manca il live, ma ce l'ha Classroom. Sarebbe interessante vedere, per esempio, come andare su Edmodo, come integrare altri strumenti. Si tratta veramente, l'immagine che mi è venuta in mente è veramente quella di portare i mobili in una casa. Momentaneamente noi abbiamo le mura, e stiamo portando dentro i pezzi uno per uno e lo trovo un processo estremamente interessante. E sempre in quest'ottica, che è l'ottica di non perdiamo nessuno. Poi tecnicamente ovviamente la cosa può essere sempre sviluppata meglio. Ecco. E a momenti mi chiedo anche appunto, probabilmente è possibile spostare proprio materialmente dei pezzi copiando l'HTML. Sono tutti esperimenti che vale la pena di fare e esperimenti che facciamo con i nostri ragazzi, e che però è una cosa secondo me interessante, emozionante anche per loro. Ecco, io spero che... spero di poter continuare, spero di non perdere nessuno nel frattempo. E su questo dico grazie, lascio la parola a Simone e ringrazio ancora appunto, i miei colleghi che sono venuti. Grazie a tutti e anche a tutti gli altri. Grazie a tutti, buona serata. Laura, grazie mille e io ho subito preso nota, approfittando di questa tua sollecitazione sull'integrazione di eTwinning in altre piattaforme. È una bellissima idea e grazie per aver condiviso anche questo tuo ulteriore passo in avanti, perché insomma, negli ultimi forse mesi ci sentiamo continuamente e parliamo noi all'interno del nostro gruppo.
e condividiamo un sacco di cose, quindi insomma devo dire che anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti voi perché veramente stiamo facendo mi state facendo fare un bel pezzo di strada insieme a voi. Allora, quindi se avete, ripeto, se avete domande o se avete spunti o se volete condividere con noi uno spazio per parlare di queste ed altre cose, lasciate anche semplicemente un appunto nel foglio che vi ho linkato adesso, subito sopra in chat, sopra il commento di Leila. Passerei la parola a Simone, quindi interrompo la condivisione del file di Laura e carico il file di Simone. Simone, come dicevamo, allora io non ho presentato, non ho detto la scuola di nessuno di voi due, ma perché tutti vi conoscono ormai, caro Simone, quindi, però insomma Laura insegna a Cole Valdelsa alla scuola media e adesso scusate, ma ovviamente ho voluto citare la scuola e non mi ricordo. Laura, come si chiama la tua scuola esattamente, tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare e non fare gaffe? Arnolfo Di Cambio, scusami, scuola media, no? È rimasta, giusto? No, siamo un comprensivo ora, Scusami tu e e grazie. E contento. invece Simone si autopresenta il nome della sua scuola, che così evito di fare gaffe e dare diciture sbagliate. A te Simone, buona relazione e grazie ancora a tutte e due. Vai Simone. Grazie, grazie. E sì, buonasera a tutti, grazie a Laura per la sua parte, come sempre piena di spunti e di idee, non avevo dubbi. Io insegno alla secondaria di secondo grado, insegno l'educandato statale della Santissima Annunziata a Firenze, lingua e cultura spagnola. Ho accettato molto volentieri di far parte del gruppo di oggi. Ci dividiamo i webinar a seconda degli argomenti, delle fasce di età degli studenti, eccetera. In realtà, credo che l'incontro di oggi stia proprio a dimostrare che la divisione tra secondaria di primo e di secondo grado, sia a livello basico di utenti che a livello avanzato, forse non ha poi questa grande, non presenta poi questa grande differenza, nel senso che le attività che ho appena visto presentate da Laura sono attività che si possono effettivamente presentare anche alla secondaria di secondo grado, tutto in proporzione evidentemente, però non lo vedo assolutamente, diciamo così netta la divisione, ecco. E il modo con cui si presentano queste attività è importante, non la tipologia stessa. Allora, oggi la mia testimonianza riguarda appunto quindi la mia situazione, che indipendentemente dal grado di insegnamento, riguarda proprio quella che è stata anche per noi la sorpresa del mese scorso di trovarci da un giorno all'altro a casa. A casa con i libri, io sì, nel senso che sono un po' ansioso e quindi quando l'ultimo giorno di scuola hanno iniziato a girare voci abbastanza, diciamo, inquietanti da quel punto di vista. Si sentiva, ormai si sapeva delle chiusure a Bologna, insomma, io nel dubbio, l'ultimo giorno ho caricato la panda di tutti i libri che avevo a scuola e ho detto, nel caso, domani li riporto a tutti, non si sa mai. E per fortuna l'ho fatto, perché poi è arrivata la notizia nel pomeriggio, la conferma nel pomeriggio. Quindi dal giorno dopo tutto è cambiato, didattica a distanza, credo che alcune scuole siano state più fortunate, più preparate, no, fortunate no, di sicuro meritevoli. Diciamo che chi aveva già, disponeva di sistemi tipo G Suite o Teams, per esempio, Microsoft, chiaramente
ha avuto un lavoro più facile, soprattutto per quanto riguarda l'impatto iniziale. Nella nostra scuola abbiamo lavorato con il registro elettronico sino al giorno della chiusura, registro sul quale possiamo mettere materiale, farcelo consegnare dai ragazzi. In realtà, però, non essendo abituati alla didattica a distanza, ben pochi di noi lo hanno utilizzato in quel modo. Il materiale io stesso, che mi reputo abbastanza digital oriented, l'ho fatto poco perché vedo i ragazzi a scuola, glielo invio, glielo porto fisicamente o glielo passo tramite i Twinning, ad esempio. Non mi sono trovato, ecco, nella condizione di usare spesso questo registro elettronico, anche perché sono in questa scuola soltanto questo è il mio secondo anno, insomma. Quindi, abituato a lavorare con i Twinning, diciamo che ho fatto ricorso molto poco a quello. E, abituato a lavorare così con i Twinning significa che però con alcune mie classi, e particolarmente la quarta e la quinta, quando la scuola ha chiuso, io non ho mai interrotto il programma che stavo svolgendo, la mia programmazione. Perché da qualche anno a questa parte ho preso l'abitudine, grazie a colleghi molto più esperti, dopo aver partecipato a progetti con colleghi che ora sono ambasciatori anche in altri, anche all'estero, spagnoli, eccetera. Ho iniziato negli ultimi anni, con alcune classi, a preparare la mia programmazione già in funzione di quello che è il progetto di Twinning che vorrei portare avanti nel corso dell'anno. Quindi, ad esempio, in quarta e in quinta, che sono le classi nelle quali ho il programma più ampio, perché devo arrivare a livello linguistico, portarli al livello massimo che possano raggiungere. A livello di contenuti culturali, lingua, letteratura, arte, storia, ho bisogno di approfondire il più possibile, ho sempre, trovo mille spunti, loro stessi me ne danno, e trovare il tempo e il modo di approfondirli tutti è veramente un lavoraccio. Quindi in genere con loro cerco all'inizio dell'anno un progetto, alcuni progetti, che possano essere affrontati, diciamo, ad ampio spettro, all'interno dei quali io possa inserire più argomenti della mia programmazione. Quando ne individuo alcuni, glieli propongo, glieli spiego e scelgo con loro quello che gli possa sembrare più interessante. Questo è fondamentale perché sennò non mi seguono e quindi voglio che piaccia anche a loro. Quindi, quest'anno avevo due progetti in corso, uno in quarta sull'arte in generale. Ho un programma molto ampio che va diciamo, ancora El Greco, Velázquez, Goya, insomma, diversi pittori spagnoli molto importanti che stanno tutti nel Museo che sono ampiamente rappresentati al Museo del Prado, e quindi ho deciso di fondare un progetto basato sul Museo del Prado. E in quinta, invece, il progetto di letteratura, so che ne avete appena parlato, o se ne è appena parlato nel webinar che avete appena finito nel gruppo Virgilio con Alicia, la mia collega spagnola, un progetto di letteratura basato sulla figura di Lorca, di Federico García Lorca, che però è stato strutturato in modo da dover analizzare tutto il XX secolo dal punto di vista letterario, delle tematiche, dal punto di vista storico. Un progetto in cui lui rimane il fulcro dell'attenzione, ma intorno a questo fulcro si muovono tutti i vari argomenti. E quindi dal 5 marzo ad oggi io non ho ancora smesso di trattare l'orca come argomento, ho proseguito in questo modo. Quindi, passando alla mia programmazione, alla mia presentazione, che vedremo in maniera abbastanza veloce, una presentazione
basata in screenshot essenzialmente, quindi non voglio annoiare nessuno. Ho scelto alcune parole importanti, alcune parole chiave. La principale è l'idea di community, di comunità, perché devo dire che effettivamente, come stavo dicendo, il fatto di trovarmi già attivamente impegnato in progetti in due delle mie classi, ad esempio, mi è servito proprio come punto di riferimento per capire come muovermi, per avere anche un certo senso di conforto, di spunti, di aiuto da parte dei miei colleghi, perché se il senso di comunità ha un senso positivo in generale, l'ho avuto, credo, soprattutto, ce l'ha soprattutto in questo periodo, perché i numeri che ho evidenziato qua nella slide, sono numeri di scuole, di colleghi, di tweeners che in Europa e nei paesi extraeuropei, ma comunque del nostro grande gruppo di tweening, stanno condividendo questo stato di emergenza, questa situazione. E quindi questo scambio, questo confronto è sicuramente positivo, ci permette di farci coraggio a vicenda e di darci spunti di riflessione importanti. Come dicevo, Scusa, c'è una domanda. Ti tre. fanno una domanda, ti Sì. chiedono, gli alunni sono coinvolti tutti o a gruppi? Tutta la classe o a gruppi? Scusate, ma io sento pochissimo. Voi mi Sì, ti sentite? sentiamo benissimo, Ok, proprio bene, sentiamo bene, voi. Perfetto, allora è solo il volume di Laura che sento. Gli alunni sono coinvolti tutti o a gruppi? Allora, gli alunni sono coinvolti. Non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi. All'interno del progetto tutti i miei alunni sono coinvolti sia autonomamente che in gruppi per alcune attività. Quindi, in generale, quando chiedo un lavoro di gruppo che venga presentato appunto a nome di un gruppo, loro si organizzano autonomamente. Quindi agiscono tramite WhatsApp, tramite Google Drive, eccetera. Si organizzano ognuno dalla propria casa per preparare il prodotto finito e me lo portano direttamente e me lo consegnano direttamente su TwinSpace. Altre attività sono svolte singolarmente. Ad esempio, un'attività che abbiamo fatto che subito i primi giorni abbiamo svolto, non ho screenshot qua, e ve lo dico subito, è stata un'attività che abbiamo lanciato immediatamente e perché abbiamo visto che iniziava a girare sui social. Poi, nel giro di poche settimane abbiamo visto che è diventata effettivamente mondiale, lo fanno tutti. Ho chiesto ai miei ragazzi di quarta con i quali stiamo facendo questo, allora devo coordinare come mio gruppo ho una classe di 22 ed un'altra di, sì, più o meno, 23, 22, 23. Il gruppo mio. Altre attività, però, ad esempio, in queste ultime settimane, all'interno di questi progetti, siamo già riusciti ad organizzarle a gruppi misti tra la scuola italiana e le tre scuole spagnole che stanno partecipando a questo progetto. Mi riferisco al progetto sul Museo del Prado. Quindi gli alunni indicativamente della mia classe, ripeto, nel primo sono 22, quindi non è un numero pazzesco. Una cosa importante è che non so come vi stiate organizzando nelle varie scuole per la didattica, per quanto riguarda i progetti in questione, io chiedo il lavoro e la maggior parte di questi lavori ormai li do quasi come se fossero facoltativi, nel senso che dico, quando potete, vi chiedo questo lavoro. L'unica cosa è che la scadenza che ho dato alle altre scuole è di, ad esempio, 3 giorni, 4 giorni, quindi
chi non ce la fa entro 3-4 giorni sappia che poi non accetto più nulla, va consegnato o messo nel TwinSpace entro quella scadenza. E devo dire che, come sempre del resto, però anche in questa occasione in cui sarebbero forse più autorizzati a sentirsi liberi di fare ciò che vogliono, con la scusa del collegamento che c'è, che non c'è, eccetera, come sempre invece ho un grande numero, dico il 90% di loro, che regolarmente consegna il materiale e entro la scadenza prevista. Quindi io sono molto contento per questo. Al momento io ho 5 classi, dalla prima alla quinta. I progetti in corso li ho con la quarta e con la quinta. In prima, in seconda, in terza, per motivi legati soprattutto alla mancanza di una autonomia digitale, alfabetizzazione digitale da parte delle mie classi e per l'impossibilità di lavorare in aula o in un'aula computer che ci stanno sistemando ormai da parecchio tempo, con loro non sono ancora riuscito a attivarlo. L'ho fatto nelle due in classi in cui ho avuto da subito l'IM attiva con un computer e ho potuto organizzarmi in questo modo. Con le altre, non avendo il laboratorio computer e la LIM in classe, ecco, purtroppo iniziare i twinning in maniera così teorica e sarebbe ridicolo. È molto più semplice fargli vedere una volta come funziona e il gioco è fatto. Devo dire che, tra l'altro, a tale proposito, questa cosa mi è servita molto, perché di solito sono abituato a lavorare sui twinning con i ragazzi. Malgrado lo usi da anni, tendo a farli lavorare in classe. Facciamo questa attività, caricatela su TwinSpace, collegatevi. Negli anni scorsi l'uso del laboratorio computer per me era fondamentale. Un'ora a settimana li portavo, si faceva. In questi giorni mi rendo conto effettivamente che d'ora innanzi anche la mia didattica cambierà, perché io non farò più i twinning in aula. Sono autonomi, ma in maniera che effettivamente ho sempre sottovalutato. Avrei dovuto darlo per scontato, data l'età, dato il fatto che scelgono loro stessi il progetto insieme a me, la motivazione. E quindi i lavori ci sono sempre, sono presenti, sono puntuali e quindi mi rendo conto che anch'io dovrò fare così d'ora innanzi. Posso passare più tempo in aula a occuparmi delle cose più classiche, tipiche, e dare loro la possibilità di lavorare autonomamente su TwinSpace. Quindi nelle altre 3 classi invece ho visto la differenza, ma veramente abissale, perché la prima settimana sono spariti tutti, nel senso che non avevamo me un mezzo di comunicazione. Ma Teams c'è stato attivato dopo 3 settimane circa. Dopo 3 settimane, quindi è iniziata quella fase frenetica di invio di fotografie, di quaderni scritti a mano, file salvati in formati improbabili, fatti da telefoni, tablet, lo sappiamo, qualunque cosa, abbiamo visto di tutto. In quarta e in quinta, dove avevo i miei progetti attivi di twinning, io ho portato avanti tutto regolarmente, sapevano come consegnare le cose, con quale formato presentare i documenti, quindi è stato veramente un lavoro veramente semplice. Come stavo dicendo, facendo questo, io ho portato avanti la mia programmazione di arte, di storia e di letteratura in 2 classi tranquillamente. L'altra classe, nella quale avevo un progetto appena iniziato, appunto, non avevo dedicato abbastanza tempo a insegnare ai ragazzi ad essere autonomi, appunto, a conoscere almeno quegli elementi essenziali per poter poi
lavorare autonomamente e quindi non ho potuto fare come ho fatto con le altre due classi, non ho potuto proseguire il lavoro a distanza, dire voi andate avanti, io ci sono, vi supporto. E ripeto, anche questa è una lezione per me. L'anno prossimo dedicherò la prima o le prime 2 settimane a questo, all'alfabetizzazione digitale, sì, ma soprattutto sui Twinning, sulla piattaforma, su tutte le mie classi, in modo che siano poi in grado di proseguire l'anno autonomamente. L'altra cosa però che mi ha aiutato è stato il progetto, appunto, i Twinning a distanza. Il Twinning a distanza creato dal gruppo Toscana perché? Perché si è presentata un'altra necessità. Dopo i primi giorni di chiusura barra clausura, io ero in pena per i miei ragazzi, dico la verità, soprattutto per una classe. Ce l'abbiamo tutti, una classe che sono tutte uguali, ma una che è un po' più delle altre ci sta, ci piace di più, possiamo dirlo, non lo so, almeno io sono così, lo ammetto sinceramente. Ho una delle mie classi che veramente le voglio molto bene come gruppo. Avevamo un progetto grande quest'anno, abbiamo lavorato tanto. Proprio a livello, brava Laura, i coccolini. I miei coccolini quest'anno, dall'anno scorso stavamo sognando questa cosa, il progetto sul Prado, doveva essere una gita a Madrid che avevamo già tutta organizzata, qualcuno già anche pagato, poverini. Per alcuni è stata una parte del regalo di Natale, è andato sul fondo gita, il regalo di compleanno è andato sul fondo gita perché avremmo fatto una settimana di stage linguistico la mattina a scuola a studiare e pomeriggio a fare attività legate che avevamo già organizzato con i nostri compagni di Madrid che hanno il progetto sul Prado con noi. Era tutto studiato per farlo molto bene questo progetto. Niente, ovviamente è saltato anche il viaggio, un dolore notevole per noi perché avevamo investito molto, soprattutto a livello emotivo. Quindi, vedere questa cosa, vederli a casa, saperli a casa improvvisamente, rinunciare a tutto, i twinning a distanza, Toscana a distanza, mi ha permesso di lavorare in altro modo. Non volevo uscire, diciamo, dal seminato sul progetto del Prado, che prosegue a modo suo. Però sui Twinning Toscana a distanza io ho voluto proseguire in altro modo. Ossia, questo vado oltre. Scusate, ma mi sono perso. Ci torno dopo ai miei coccolini, perché prima voglio spiegare anche questa cosa che ho dimenticato. Il progetto sul Prado, l'abbiamo portato avanti in questo modo? Da un lato abbiamo dedicato una parte piccolissima alle pagine dedicate alla didattica a distanza, nel senso che ci sono alcune parti teoriche che comunque avremmo portato avanti noi insegnanti singolarmente in classe. Stiamo lavorando con il corrispondente del liceo in Spagna, quindi per loro alcuni argomenti di storia e di storia dell'arte sono già stati affrontati, mentre noi arriviamo a farli ora, che abbiamo il livello linguistico che ce lo permette. Quindi abbiamo deciso di affrontarli ognuno a proprio modo. Quindi il materiale corrispondente che non abbiamo più presentato fisicamente in aula. Ho lavorato insieme ai ragazzi fisicamente in aula, lo abbiamo posto in una parte di pagine dedicate appunto alla didattica a distanza. Questo in entrambi i progetti, anche quello sull'Orca ci ha permesso di fare questa cosa. Però, quello che dicevo prima, questa attività che ha avuto è diventata subito di moda ai primi giorni di chiusura. Perché i ragazzi andassero a lavorare sul catalogo online del Prado,
abbiamo chiesto di svolgere un'attività simile ad una che avevano già effettivamente svolto. Abbiamo chiesto di andare a cercare un quadro che rappresentasse la loro situazione di quarantena. Chiaramente un'attività di questo tipo permetterebbe anche di scegliere un quadro divertente, ad esempio, per scherzare, sdrammatizzare un po' sulla situazione. Non abbiamo dato una consegna precisa su questo, volevamo proprio che andassero a svolgere un'attività di ricerca autonoma tra le collezioni del museo e che interpretassero a modo loro il materiale trovato. Quindi anche la capacità di interpretazione, di gestione del materiale con finalità diverse. Un alunno poteva decidere di farlo sorridendo ed un altro invece analizzando una parte, un aspetto del programma di arte. Quindi abbiamo chiesto loro che quadro del Museo del Prado serve a descrivere come stai passando la quarantena, quale di questo rappresenta un luogo dove vorresti essere adesso. E in quale quadro del museo vi piacerebbe perdervi in questo istante? Ed ognuno di loro ha affrontato la cosa a modo proprio, trovando quadri anche meno conosciuti, meno noti. Sono uscite anche immagini curiose trovate sul web. Una purtroppo non si vede in questo screenshot, quella in basso a destra. Hanno trovato questa curiosa di una ragazza in un museo che guarda il suo cellulare e i personaggi del quadro sembrano affacciati a una finestra, sembrano affacciati a guardare lei. E da questo è nata una discussione sul proprio l'osservare il mondo dalla finestra, vedere le persone che passano, immaginare come loro stiano vivendo questa situazione. Attività che hanno permesso una riflessione personale ai ragazzi molto interessante, a mio parere, cioè molto utile soprattutto in un momento in cui degli adolescenti si trovano a passare molto tempo da soli con loro stessi, di fronte a una situazione che comunque è una situazione angosciante, no? Sulla comunicazione sincrona e asincrona non mi fermo perché ho trovato già molto utili le osservazioni di Laura prima. E passo brevemente a questa cosa perché ci tengo, mi è piaciuta molto. Come dicevo prima, sempre con i ragazzi di quarta avrei voluto approfondire un po' questa storia della delusione derivante dalla rinuncia al viaggio, dalla rinuncia al progetto che si è trasformato molto. E avrei voluto parlare con loro di queste cose, però come? Dove? Non posso chiamarli personalmente, non posso, ecco, mettere una nota sul tanto apprezzato registro elettronico. Come state? Fatemi sapere. Non posso nemmeno indire una riunione su Teams con la mia classe per fare una chiacchierata semplicemente, e poi volevo qualcosa di più. Quindi ho fatto una cosa di questo genere. Siccome in programma, nella mia programmazione iniziale, avevo inserito come approccio alla scrittura in quarta un lavoro sul microrracconto, microrelato. Che nella letteratura spagnola e ispanoamericana soprattutto ha avuto un boom e quindi mi dà la possibilità di offrire una serie di testi veramente variegata, molto eterogenea, dal divertente all'angosciante, al triste, eccetera. Ho deciso di approfittare del progetto Toscana a distanza per lavorare sul microrelato senza doverlo inserire nel progetto del Prado, dove avrei dovuto farlo un po' a fatica, no? Facendomi spazio tra altre cose. E quindi, ad esempio, in questo caso ho chiesto loro, li ho avvisati dell'attività, gli ho spiegato, facciamo un piccolo progetto di scrittura, conoscendo i ragazzi, conoscendo quanto temano lo scrivere, l'attività di scrittura pratica vera e propria.
ho detto loro: attenzione, vi presento il micro racconto, è brevissimo, e quindi anche scrivere un micro racconto è una cosa veramente semplicissima. Il micro racconto però vorrei che fosse motivato, finalizzato a qualcosa. Sì, Rossella, te lo confermo, l'ho fatto con Mentimeter, non si vede bene, ma c'è il link qua. Ecco, ho proposto questa attività di scrittura condivisa, gli ho scritto, clicca sul collegamento e scrivi le 5 parole, sostantivo o verbi all'infinito, che indichino la cosa che più ti manca in questi giorni. Questo perché volevo che iniziassero a riflettere su questi primi giorni di prigionia, tra virgolette. Quindi ho spiegato le motivazioni, gli obiettivi di questa proposta, gli ho detto: poi scriveremo noi un micro racconto, scriverete voi un micro racconto. Loro hanno risposto subito, subito, immediatamente. E quando ho ottenuto come risultato la nube di parole, la parola più votata era la parola amigos, amici. E quindi io ho istintivamente commentato questa cosa al di sotto. Sempre lì su TwinSpace ho scritto: mi piace molto il fatto che, indipendentemente dalle varie possibilità che abbiate per restare in contatto dai social, eccetera, la parola più grande o quella che ha avuto il maggior numero di risposte, quella che più vi manca, è la parola amici, vi mancano gli amici. E ho aperto una discussione senza chiedere nulla. Ragazzi, rispondete, fatemi sapere cosa ne pensate. No, ho aperto la discussione, basta. L'ho fatto nel primo pomeriggio, il giorno stesso alle 17:24, 17:40, 19:33 hanno iniziato dopo uno dopo l'altro a rispondere. Ha ragione, ma non è la stessa cosa. L'abbraccio manca l'aspetto fisico. Però questa cosa gli ha permesso, come ho scritto accanto, gli ha permesso di riflettere, guidandoli ovviamente. Proprio su quello, sulle parole, dicevo, su quelle che loro hanno indicato nella nube di parole, quindi sul lessico, che è il lessico di questa esperienza, è quel bagaglio lessicale che speriamo presto, fra poco, sarà parte di un passato anche doloroso per certi aspetti, sicuramente, che si porterà appunto una connotazione emotiva. Per forza e per sempre, di un certo tipo, sia una connotazione negativa legata alla quarantena, o sia una connotazione positiva legata magari ad una cosa, che sorprendentemente, in un contesto di prigionia, sempre tra virgolette, si dimostra di grande valore. Una di loro ha scritto: sono riuscita ad avere una vaschetta di gelato consegnato a domicilio. Non mi ricordavo che fosse così buono il gelato. Credo che ogni gelato da qui in poi per lei sarà un ricordo, molto importante, penso. Però io ho proseguito poi, ho detto: attenzione, non voglio solo farvi chiacchierare, qua si lavora. Quindi gli ho dato la definizione di microrelato, presa spudoratamente da Wikipedia, e l'ho messo qua, Wikipedia in spagnolo, con i link ai principali esponenti di questo filone letterario, diciamo. Ho dato loro 3 esempi, uno con la rappresentazione grafica, il secondo, l'esempio 2, solo in parole, e il terzo sotto forma di tweet, per dimostrare loro come, innanzitutto, l'elemento fondamentale sia la brevità del messaggio, del racconto, e anche perché vedano che ci sono diversi mezzi di rappresentazione, diversi modi di rappresentazione grafica, o anche nei social, ad esempio. Quindi, vista la definizione e le possibili declinazioni del compito, ho dato loro quelli che sono gli elementi essenziali del micro racconto. Attenzione, il micro racconto, come Laura mi potrà confermare, è un genere che si può trattare benissimo nel biennio della superiore, ma anche nelle medie. E l'essenziale, nel momento in cui gli si dice si tratta di un testo breve, deve trasmettere una storia completa,
richiede una collaborazione del lettore, nel senso che il lettore deve essere pronto a capire ciò che gli vuoi dire, a metterci del suo, a ragionare, a lavorare, a interpretarla a modo suo, vuole in qualche modo sorprendere, colpirti, e il titolo può essere molto importante, non necessariamente, ma può. Quindi a questo punto gli ho detto, queste sono le cinque caratteristiche. Benissimo, ora cerca di scrivere un micro racconto sui tuoi giorni di clausura, di prigionia, di chiusura. In questo momento non mi viene la parola, mi viene solo clausura che mi sa è troppo, ha un'accezione differente in italiano, e prigionia anche troppo, diciamo sì, di quarantena va benissimo. Usando una o più delle parole che hai inserito nella nube di parole, cioè le cose che più ti mancano. Volevo che fosse un micro racconto che li portasse a riflettere su questa situazione. Riflettere da ragazzi di 18 anni, di quarta superiore. Quindi che riuscissero a capire, ad esempio, la ragazza del gelato, a capire l'importanza di quel gelato. Della libertà di avere voglia di mangiarlo alle 5 del pomeriggio, di uscire, di andare alla gelateria a mangiarlo e poi tornare a casa a studiare se proprio deve studiare e non di dover aspettare la possibilità che la gelateria me lo possa consegnare, magari alle 8 di sera o il giorno dopo. Ho lasciato questo compito, ho detto quando l'avrai terminato, anche in questo caso. Mettilo nel Padlet qua sotto, tutte cose che loro conoscono, usano regolarmente, anzi che grazie ai Twinning hanno insegnato ad utilizzare anche ad alcuni miei colleghi. Quando i colleghi richiedono materiali non estremamente complessi o non estremamente lunghi, sono loro a dire: ma perché non ci mette un Padlet, prof? La collega, vabbè, una collega è venuta a chiedermi: allora spiegami come devo gestire questa cosa, vogliono a tutti i costi che gli prepari un Padlet. E quando gliel'ho fatto vedere, effettivamente, cioè, beh, effettivamente si può fare, insomma. Ho sbagliato a cliccare o vado alla chiusura, perché loro hanno scritto, come dicevo, con la stessa velocità, senza che io dovessi insistere più di tanto. Quando non ho neanche dato una scadenza, perché chiedevo una cosa nuova, non li ho avvisati, con largo anticipo. Io ho chiesto, ora fate questo lavoro, scrivete un micro racconto. Anche in questo caso, io dopo poche ore ho trovato il primo. Il primo è stato poi commentato da altri. Ho ricevuto dei messaggi sul registro elettronico. Mi dicevano, prof, ma va bene così? Quello fa un po' ridere, va bene così? Certo, dovete decidere voi che faccia ridere o che sia serio. E anche in questo caso, nel giro di un paio di giorni, di nuovo il 90% praticamente, non gli stessi, il 90% ha inserito il suo micro racconto. A volte hanno capito in pieno tutti e cinque i punti, e in altri casi no. Ad esempio, i primi non avevano preso in considerazione l'ultimo dei cinque punti. Il titolo può essere molto importante. Hanno dato un nome. Hanno usato una parola generica, il vento, la primavera, la natura. Questo sicuramente ai successivi, quando abbiamo commentato la cosa, poi è stato più facile per i successivi che hanno cambiato questa cosa. Questa è stata un'esperienza. Stiamo andando avanti, nel senso che non l'ho ancora inserito perché gliel'ho passato ora, adesso hanno una rubrica di valutazione che ho preparato sul micro relato, con la quale dovranno valutare il racconto, il micro racconto di un loro o di una loro compagna, di un loro compagno a scelta, spiegandomi i vari descrittori della rubrica di valutazione. Questo perché possano ragionare sul proprio lavoro, sul proprio micro relato. Basta, ho finito. Questi erano solo esempi, ripeto, sempre sulla suddivisione tra primaria e secondaria. Il micro relato lo può fare, si può fare tranquillamente anche alla media. Un'attività sui quadri, sulla descrizione di paesaggi, personaggi, eccetera, chiaramente si può fare
anche alla scuola media. Io parlo da insegnante di lingue, però è chiaro che può essere declinato in vari modi. Quindi termino così, in questo modo. Sì, forse ho tolto il mouse e sono sul touchpad. Benissimo, grazie. Ecco, questa era la frase finale che ho messo la scorsa settimana. Visto che siamo alla finestra a guardare fuori, per ore non possiamo uscire, abbiamo i twinning, che è la nostra finestra sulla didattica, sulla classe, eccetera. Quindi, a che servono i piedi se ho ali per volare? Bello. Grazie a tutti, ho finito, Simona, quando Grazie vuoi. Simone, io sono qui e come sempre mi ispiro alle vostre parole, prendo appunti, mi date spunti, quindi grazie mille, grazie tante. Prima mentre raccontavi la tua presentazione, appunto, e anche mentre Laura parlava della sua. Abbiamo appuntato alcune cose. Se questo è lo spazio, diciamo, finale, quindi prima magari di fare alcune considerazioni, chiederei ai nostri amici che sono collegati se hanno voglia di intervenire, anche volendo di alzare la mano e di parlare oppure segnare, le loro riflessioni o chiederci qualcosa. Io direi che sicuramente l'elemento, il filo rosso che accomuna il vostro lavoro è che sicuramente questo è come sottolineavi tu giustissimamente, è un lavoro che può essere interpretato, per quello che riguarda il nostro lavoro di insegnante di lingua, da studenti di varie competenze linguistiche, ma sicuramente l'utilizzo per esempio delle immagini, che è secondo me l'interazione con le immagini è un lavoro interessantissimo e non soltanto per lavorare proprio sulla storia dell'arte, no? Dal punto di vista artistico, ma basti pensare a tutta una serie di lavori che si fanno sempre nell'ambito delle competenze linguistiche per la preparazione. Io penso anche banalmente alle certificazioni di lingua inglese, no? Gli aspetti, diciamo, che riguardano la descrizione delle immagini, eccetera, ma anche possono essere utilissime response to image può essere utilissimo in qualsiasi disciplina, in qualsiasi ambito, perché comunque una dimensione che i ragazzi amano molto in quanto generazione molto visiva, no? Una delle cose che mi hanno colpito di più di questo momento di quarantena, che secondo me va benissimo clausura, anche se la nostra cultura cattolica ce lo porta a pensare ad altro, no? Però in realtà, sì, insomma, siamo un po' tutti confinati nelle nostre stanze in questo modo. Una delle cose che i ragazzi notano è proprio, cioè che notano, che emerge parlando che emerge dalle loro parole è: non usiamo più Instagram. Per loro l'immagine è potentissima, molto più che per noi, no? Perché loro sono una generazione molto più visiva che utilizza molto moltissimo il canale visivo. Non a caso, Instagram funziona per loro molto più di quanto non funzionino altri social network, no? E loro non hanno la loro vita passa molto attraverso quel tipo di comunicazione. Quindi non ho dubbi che questo sia una metodologia e una strategia che funziona molto bene con i ragazzi, sia piccoli che medi che grandi, ecco. E allo stesso modo, l'utilizzo che ne fa Laura, per le sue materie, l'integrazione, mi è piaciuta tantissimo questo andare a scavare pro e contro per poter integrare i twinning in my classroom, no? Proprio nel senso del mio G Suite, Classroom G Suite, trovo che sia uno spunto interessante perché, infatti, me lo sono appuntato perché mi piacerebbe anche magari rifletterci con voi e vedere se vogliamo organizzare qualcosa in questo senso, parlando anche magari di altri strumenti,
non per moltiplicare le fatiche di noi docenti, ma per semplificare, per creare cercare di creare un mega strumento effettivamente interessante. Aspetta che sto leggendo quello che voi vi scrivete e vedevo molto vaga e pensavo che Simone ce l'avessi con me molto vaga. Dicevo, boh, sì, sono vaga. No, no. Sì, scusami, bene, sono contento per Simone. Laura, lo so, siamo nella stessa scuola. Come vi organizzate per la valutazione? Come scuola, come progetto? E Simone sta digitando. Dunque, la politica della scuola è molto vaga. Come scuola, come no, dai, come noi, dai. Infatti c'è chi sta dando voti e chi prende nota. Sì, cioè, di fatto a un certo punto questa questione, al di là del no, credo che tutti in questo periodo stiamo connessi abbastanza tempo della nostra giornata e sentiamo vari webinar anche sulla valutazione. Io sto seguendo una dirigente che mi piace molto, che si chiama Amanda Ferrario, che è una giovane dirigente di Busto Arsizio, del TOSI di Busto Arsizio, della Scuola Superiore di un istituto tecnico, che ha fatto una presentazione, anzi un webinar che vi consiglio, anche se è della concorrenza, ma ovviamente è una battuta, che è un webinar di Campus Store, sicuramente voi li conoscete, loro di Campus Store fanno un sacco di cose. E lei parlava della valutazione per competenze, ha fatto anche un intervento sulla valutazione del colloquio all'esame di Stato che vi consiglio, perché ancora brancoliamo nel buio, ecco, questo per noi scuola superiore, ma anche per la scuola media, perché la scuola media abbiamo capito che faranno una relazione, ma non abbiamo ancora capito se sarà una tesina scopiazzata, copia e incolla da mamme con i capelli dritti che verranno messe al pezzo dai figli, e ci auguriamo di no, oppure, come lei diceva, sta dando dei consigli, quindi ve la consiglio, ve la suggerisco vi suggerisco questo webinar, sia che siate docenti di superiore che di media. Effettivamente sì, la valutazione è un grosso nodo. Abbiamo capito che tutti gli studenti verranno ammessi all'anno successivo, anche con le insufficienze. Abbiamo capito che passeremo 15 giorni di settembre o a distanza o in presenza a fare i recuperi insomma, così a cercare di capire che cosa dobbiamo fare. Questo ancora io l'ho capito dal decreto, perché non credo che siano, almeno io non ne sono informata, credo che l'unica ordinanza che sia uscita sia quella, è l'ordinanza sulle commissioni, la formazione di commissioni per gli esami di Stato. Quindi aspettiamo ardentemente notizie. Non è facile, perché l'ultima volta in cui ho letto di valutazione è stata quella comunicazione che aveva fatto il ministero, in cui invitava i docenti a fare una didattica a distanza efficace. Non so se vi ricordate, credo, adesso non ho presente il riferimento preciso, ma credo fosse quella di marzo inoltrato, in cui si diceva non basta mandare file, linkare video YouTube, come fanno alcuni colleghi, caricare interi film sui Google Drive di Classroom, impedendone poi il funzionamento per tutte le centinaia di persone che vogliono accedere. E si parlava della valutazione dicendo che è a nostra discrezione, il che non so cosa voglia dire, francamente. Per cui, insomma, boh, credo che, così come ancora non sia chiaro se tutti, se all'interno di una scuola tutti ci siamo attivati nella didattica a distanza vera, reale, così non sia chiaro, non sia facile nemmeno mettere dei punti sulla valutazione. Io non so che ne pensiate voi, Simone e Laura, su questo mi piacerebbe sentire la vostra. Noi brancoliamo abbastanza nel buio. Francamente, per quello che riguarda la valutazione, infatti sono state le mie colleghe a chiederlo, più o meno è la stessa cosa esatta che ha scritto Simone. Chi sta dando voti, chi prende nota. Noi tendiamo a dare giudizi, più che altro si cerca di dare un feedback ai ragazzi, e nell'attesa che ci si chiarisca la situazione, che rimane molto vaga, questa famosa tesina finale, e i bambini, paradossalmente, ma nemmeno tanto paradossalmente, vorrebbero
vorrebbero fare l'esame, vorrebbero avere la possibilità almeno di fare l'orale, mentre sembra che quasi sicuramente sarà questa cosa scritta. E c'è diciamolo, insomma, nell'età io ho i più grandi, più si va a crescere, più sono depressi in questo momento. Anche da questo, quindi anche chi molto aveva giocato, molto aveva investito sulla scuola, molto ora si sente in crisi, e altrettanto in crisi siamo noi, insomma. E, francamente, noi non abbiamo avuto nemmeno, ce l'abbiamo la prossima settimana, i primi consigli di classe, e in questi si spera che emerga una posizione comune, ecco, ma non c'è certezza, tranne il buon senso, e sono contenta che perlomeno nella mia scuola il buon senso trionfi, e non sempre è così. Ecco, di questo siamo soddisfatti. Vedo Monica che dice: scrivo giudizi personalizzati che mando ai genitori. Sì, anche noi, esattamente così. Esattamente così. Sentiamo anche Simone se vuole aggiungere qualcosa. Io faccio la stessa cosa. Aspetto di avere indicazioni più precise. Nel frattempo scrivo giudizi personalizzati, me li scrivo e do un feedback. Vedo molti colleghi che continuano invece a chiedere materiale. Che valutano regolarmente con i voti come avrebbero fatto fino a un mese e mezzo fa in classe, pur lamentandosi del fatto che devono valutare un compito e dicono: ah, ma questa non è tutta farina del suo sacco, e gli devo dare un voto più alto di quello che meriterebbe. A me scappa da ridere perché dico: allora, se è così, non glielo dare. Se temi di non aver poi la lucidità di poter valutare oggettivamente, allora devi valutare delle competenze, devi valutare altre cose, vedere se le fa, se sa mettere in pratica queste cose davanti a te. Allora che sia una registrazione che ti manda, in cui valuti anche la sicurezza, cioè non siamo alle prime armi, capiamo se uno sta leggendo, interpretando anche magistralmente un testo che però sta leggendo, o se sta improvvisando, ad esempio. Chiediamo delle presentazioni, facciamo delle domande durante queste presentazioni. Abbiamo la possibilità di farle in sincrono, benissimo. Mi presenti un lavoro su un determinato argomento, mi giustifichi le tue scelte, valuto il fatto che tu abbia seguito le mie indicazioni, gli step che ti ho dato da seguire. Insomma, speriamo che arrivino indicazioni più precise presto, perché chiaramente chi dà i voti old style passa per il vecchio bacchettone che non vuole uscire dalle proprie abitudini. Chi propone di valutare le competenze passa per il fricchettone che vende aria fritta, quindi non posso che aspettare con voi. Nel frattempo siamo al 20 di aprile, quindi chiaramente arriverà un momento in cui questa attesa verrà, diciamo, speriamo soddisfatta, perché insomma capisco che non è facile, diciamo, specificare tutti gli ambiti di applicazione del decreto, capisco che sia complicato perché poi la faccenda della didattica a distanza non è regolamentata in nessun modo e quindi insomma, potremmo anche aprire l'argomento dei docenti che si sentono non colpiti da questa emergenza e che si sentono assolutamente tranquilli nello stare distanti dalle proprie classi, dicendo che non fa parte del contratto collettivo impegnarsi sulla didattica a distanza. Insomma, questa è una provocazione, ma devo dire, penso che insomma, tutti noi siamo coinvolti da questa attività, non perché gioiamo nel passare maggior parte della nostra giornata in attività legate al nostro lavoro, ma perché ci rendiamo conto che è un servizio che diamo ai nostri studenti e alle nostre famiglie. Che poi le famiglie anche lì bisognerebbe poi vedere, perché insomma, è tutto un giro che
che bisognerebbe approfondire attraverso un dialogo. Ad ogni modo, scusate questa riflessione, ma insomma, io ce l'ho lì sempre ogni volta perché mi chiedo come sia possibile non porsi il problema di della situazione al momento che richiede. Detto questo, io vedo che l'orologio è arrivato alle 18. Se c'è qualcuno che ha delle domande da porci, noi siamo qui e comunque saremo qui anche tramite quel link, quindi se avete poi in un secondo tempo delle riflessioni, noi rimarremo in contatto perché adesso registrando la sessione poi ve la riproporremo su YouTube. Rimanete in contatto con noi se avete piacere, naturalmente su Facebook Twin in Toscana. Se vi interessano i due progetti e volete farne parte, contattateci e vi inviteremo nei due progetti o in uno dei due. E quindi, detto questo, penso che vi possiamo ringraziare, augurandovi una buona serata, piuttosto grigia, almeno in provincia di Grosseto. Però, insomma, cerchiamo di essere colorati almeno noi nelle nostre attività, nelle nostre case. E di nuovo, buona serata, vi do appuntamento salutando Laura e Simone, e vi do appuntamento al 27, lunedì prossimo, e vi saluto e ringrazio tutte le persone che sono intervenute. Se volete dare un saluto anche voi, Simone, Laura. Buona serata a tutti, grazie. Buona Ok, serata. grazie Grazie davvero a a tutte e te. due, a presto, grazie a tutti gli intervenuti, grazie mille, arrivederci.